Oggi prepareremo un primo piatto favoloso, una ricetta deliziosa e piena di sapori, pennoni rigati con peperoni e tonno. Questa gustosa combinazione di ingredienti renderà la vostra cena semplicemente irresistibile. Siete pronti a deliziare il vostro palato? Quindi seguite la mia ricetta passo dopo passo. Iniziamo dai peperoni. Li tagliamo a metà, molto semplicemente. Prendiamo una teglia con carta da forno e li adagiamo sopra. Versiamo dell'olio e li cuociamo in forno per 30 minuti a 200 gradi. Una volta pronti, dobbiamo solo semplicemente togliere la pelle e i semini. Buttiamo giù la pasta. Ora mettiamoli in un contenitore, metto del basilico fresco, olio e frulliamo il tutto. Una volta finito, prendiamo il contenitore e mettiamo da parte. In una pentola mettiamo dell'olio, aglio, io ci metto poi delle alicette sott'olio, comincio a preparare il prezzemolo, trito molto finemente, metto via. Per il momento utilizzo i gambi. Sciogliere un pochettino le alicette, adesso aggiungo dei capperi sottosale, li sciacquo e li trito finemente e li metto dentro. Ora è il momento delle olive taggiasche, anche queste prenderanno sapore. Non metto sale, mi raccomando, perché è già sapido l'alice, il cappero, quindi va bene così. Mettiamo dentro anche il peperoncino, giriamo un pochettino, facciamo amalgamare bene e mettiamo la crema di peperoni fatta precedentemente. Scoliamo la pasta, aggiungo un po' d'acqua di cottura e via. Guardate che bello aspetto, non potete capire che profumo poi. Adesso è il momento del tonno. Mi raccomando ragazzi, il tonno non quello scalo, è una bella confezione di filetti di tonno, ci sta da paura. Spadelliamo bene, guardate che cremina, guardate quanto è succulento. Ah, che bella, che meraviglia e che profumi. Ora mettiamo un po' di prezzemolo. Mescoliamo un altro po' e finito. Andiamo all'impiattamento. E buon appetito a tutti!